ragazze, e allora questa qua è dedicata a Margherita. Ciao Margherita, io intanto la rifaccio. Ciao ragazze, ciao a tutti. In questo video vi volevo mostrare due piccoli pacchettini che mi sono arrivati qualche giorno fa. Mi dovete scusare se non ho fatto il video, però insomma, se non sto proprio di aria, se c'ho un giorno no, eccetera, preferisco non fare video. Perché poi sarebbero poco divertenti. Io faccio video perché mi diverto, quindi ho preferito aspettare giusto qualche giorno. Mi dovete perdonare. Allora, i due pacchetti mi sono arrivati da due persone che ho conosciuto tramite Facebook, o meglio tramite il gruppo di Mani Creative, un gruppo fuori de capo. E quindi queste ragazze mi hanno fatto dei pensierini e in questo video vi mostro che cosa mi è stato inviato. La prima persona è stata Melissa che mi ha inviato un piccolo pacchetto. Ce l'ho qua, non faccio casino. E Neverland Creazioni, poi comunque vi metto tutti i link nel box informazioni se volete vedere canali, eccetera, e vi metto tutto. Gli oggetti ve li faccio vedere un pochino più da vicino perché comunque sono più belli, sennò qua ogni zoffa casini e non ne parliamo più. E l'altra invece è Carmen, una ragazza dolcissima che ho conosciuto, cioè lei mi ha conosciuto tramite YouTube, però poi ho avuto modo di conoscerla tramite Mani Creative Forum. E quindi è una ragazza dolcissima, cioè al di là di quello non so veramente che cosa dire, perché sto riscontrando tantissimo affetto nei miei confronti e per questo vi devo ringraziare tutte. Al di là comunque del pacchetto, perché io poi mi sento obbligata in un certo qual modo, però i messaggi che mi mandate, quei piccoli messaggini magari privati in cui mi dite grazie, grazie per questo, grazie per i tuoi video, eccetera, mi rendono felicissima, quindi non so che cosa fare al di là che ringraziarvi, veramente siete tutte stupende. Allora, io giro la videocamera, anche perché oggi sto vestita pure di nero, allora mi vedete solo sta faccia e tutto nero intorno, perché purtroppo qua dietro non ho luce, ce l'ho solamente se mi allontano, quindi vedrete un puntino e poi inizierete a vedere tutta la camera. Forse, forse. Vi mostro un'altra cosina che ho acquistato quest'estate. Eccola qui. E dai, vediti. Praticamente è un anello veramente schifidos. Però mi è piaciuto talmente tanto nella sua particolarità. Non so se si vede. Ah no, forse se me lo tolgo è meglio. Forse se me lo tolgo è meglio. E dovrebbe rappresentare un piccolo coniglio che sta su sta base di anello. Quindi quando ce l'ho al dito sembra tutto sto coso qua. È veramente molto trash. Però l'ho pagato solamente 1 euro e quindi l'ho voluto comprare. Giusto così, per vedermi tutta sta pataccona al dito. Ve lo volevo mostrare. Allora, giro videocamera e vi faccio vedere che mi hanno mandato. Un bacio! Allora, parto col mostrarvi il pacchettino di Melissa ed è Neverland Bijou e ha aggiunto praticamente questo piccolo fogliettino, adesso non lo vedete, ve lo mostro un po' così, eccolo, dove ha praticamente lasciato due righe per spiegare quello che fa, di che cosa si occupa e che cos'è per lei l'handmade, perché poi c'è scritta Love Handmade. Si occupa di fare, come dice qua stesso, delle piccole creazioncine sia con la pasta polimerica ma anche con il cucito. Ho visto anche che in scrapbooking se la cava abbastanza bene. Ora vi mostro un poco. Vi mostro il bigliettino, che è la prima cosa che ho aperto, insomma, perché quando apro un pacchettino la prima cosa è il bigliettino che vado a leggere. È stato fatto con una bellissima carta e credo che sia il cartoncino nero e poi ci ha messo queste due piccole cose queste due piccole parti di cartoncino colorato con il fiocchetto e qua dentro c'è il bigliettino dove mi ha scritto qualcosa, cioè dall'altra parte sta scritto qualcosa. Allora, io devo dire che lei l'ho contattata perché avevo visto i suoi fiori giapponesi, se non erro, che mi piacevano un sacco. E non so di preciso come si pronunci, quindi eventualmente vi metto qui la tecnica, diciamo, di questi fiorellini. Allora l'ho contattata per chiederle quanto veniva e poi ho detto vabbè, più in là mi farò un piccolo regalo. Lei è stata così gentile da inviarmi due
mollettine, e le mollettine sono queste. Sono veramente graziosissime. È stata veramente gentile. Io sono rimasta molto molto contenta. Questo è il retro e questa è la parte davanti. Ve li mostro un pochino più da vicino. Sono veramente carini. Questo qua l'ho indossato subito lo stesso giorno in cui è arrivato, perché tenevo una magliettina super. Beh, è caduta tutta la videocamera. Spero che non vi sia venuto a mal di mare. Avevo una magliettina sul verde, quindi l'ho indossato subito. Questo qua io ho tutto viola, viola, fucsia, tutto quello che riguarda, insomma, queste tonalità, quindi è azzeccatissimo, mi piace un sacchissimo. Grazie, grazie, grazie mille. Mi sono davvero piaciuti un sacco. Poi ho trovato nel pacchettino questo segnalibro che è molto simpatico. Guardate che carino. Questo qua è un segnalibro fatto, penso, con del pallolenci, perché per essere feltro mi sta sembrando troppo sottile. L'ha tutto cucito, ci ha messo gli occhietti, ci ha aggiunto questo filo, diciamo, questo nastrino di raso in modo da metterlo nel libro. Ed è veramente simpatico, mi fa tanta simpatia a sto cuffetto. E poi dicono che porta fortuna, chissà che magari non sia la volta buona. Quindi anche questo mi è piaciuto un sacco. E poi, come vi dicevo, come scrapbooking invece ho ricevuto questo, che praticamente si apre e c'è dentro un, come si dice, c'è uno di questi post-it. Credo che questa asolina, qua c'è il suo biglietto, io ho messo qui il suo bigliettino, qua c'è un'asolina che penso sia proprio per la penna. Credo che qua dentro, o faccio così, credo che ci possa mettere anche una piccola penna. Ed è veramente bellissimo, perché io questi post-it li uso tanto, li porto anche in giro. Avevo un piccolo blocchetto nella borsa, però si rovinano, ahimè, quindi sono costretta sempre a cambiarli. Questo lo metterò sulla mia scrivania, perché di post-it io me li mangio. Quindi spero che poi potrò staccarlo e rincollarne un altro in un altro, in modo da utilizzare questo piccolo gioiellino. Insomma, è stato molto carino e molto molto brava. Qua ho usato dei punch. Questo è un fiore di carta, sì, con il bottoncino, cioè dei colori azzeccatissimi. Sono molto molto brava io in questo, insomma, devo ancora imparare tantissimo. E niente, queste sono le creazioni che mi ha inviato Melissa. Sono stata molto contenta, soprattutto per il pensiero che ha avuto, perché mi ha fatto tutto con una sorpresa. Insomma, mi è arrivato tutto senza sapere che mi dovesse arrivare il pacchettino, quindi la ringrazio tantissimo, veramente. Non so come ringraziarti. Adesso passo al mega paccone, come vedete qui, che mi ha inviato Carmen. È stata molto cattivella, tra virgolette, perché mi ha mandato un sacco di roba. Ha detto: no, è un regalo. Vedilo come un regalo, perché tra poco faremo uno swap io e lei. Insomma, abbiamo deciso di scambiarci qualche cosa. Vi mostro il piccolo regalino che mi ha inviato. Innanzitutto ho letto il bigliettino. Meno male che io non faccio i video in diretta, cioè lo spacchettamento dei pacchi in diretta, perché io ci sto praticamente ora intera a guardare una cosa e dire: oh, quanto è bella, oh, guarda che mi ha mandato, oh, guarda che carina. Con la lettera io l'ho letta e praticamente mi stavo quasi commuovendo. E mi sono piaciute molto le parole che ha scritto, quindi la ringrazio tantissimo. A volte non so nemmeno se meritarle tutte queste parole che mi scrivete. Comunque il vostro affetto lo sento tantissimo, al di là di tutto, insomma. Comunque ti ringrazio per tutte le cosine, le passo subito in rassegna perché sono tantissime. Vi faccio vedere. Allora, questa è una rosellina, mi ha scritto tutto poi sui pacchettini. Una rosa per te, è resina. Credo di farci anche un bello stampo. È una rosellina che praticamente sia da una parte che dall'altra, vedete? Ha la forma appunto di rosa. Io invece che c'ho? Io ho solamente i cabochon. E che vengono definiti cabochon, però in realtà hanno la rosa da una parte e poi sono piatte dall'altra, quindi inutilizzabile, perché quando le metti in qualche creazione te la indossi, la metti su e poi si gira e quindi vedi solamente la parte di dietro. Quindi molto molto bella, ti ringrazio, anzi ti chiederò dove le hai prese. Poi mi ha inviato questo
queste due gocce, questi due pendenti in resina, sono molto utili perché io sto cercando delle perle o comunque delle pietre che non siano tonde, perché di tonde ne ho tantissime e voglio metterle insieme a delle perle che non siano tonde. Quindi queste che sono fatte a goccia sono utilissime. Poi mi ha mandato questo qua, che è un disco in agata blu. Come vedete ha due fori, uno da una parte e uno dall'altra. E io addirittura avevo delle pietre di questo colore, però non so se mi sono rimaste, ma comunque so anche dove prenderle in modo da fare qualche abbinamento. Poi mi ha mandato queste perle in vetro rosse. Non le tolgo dai pacchettini perché mi dispiace rovinarle. E quindi le lascio tutte nei pacchettini. Abbiate pazienza, cercate di guardarle così. Comunque sono molto belle. Io con queste le utilizzo tanto, tanto che le ho finite quasi tutte. E infatti volevo insomma ricomprarle, però le ho prese tempo fa da Hobby Perline, costavano abbastanza e ho deciso insomma di tralasciare. Vedrò se riuscirò a trovare qualche altro sito. Poi mi ha mandato questi separatori in metallo. Sono due fatti così e due invece rotondi. E sono molto utili da, insomma, per fare qualche abbinamento. Poi queste altre perle in vetro, ecco, e le perle in vetro mi piacciono molto, mi piacciono tutte, anche se molti dicono: ah, sono fondi di bottiglia. In realtà le pietre dure sì, sono belle, però le pietre in vetro hanno un determinato tipo di lavorazione, tipo questa qui, che sono veramente stupende. Cioè, ecco, guardate, è bellissima e io le adoro in tutte le loro forme, in tutte le loro sfaccettature, diciamo così. Poi c'è anche questa qui, eccola, ve la mostro. Cioè, sono bellissime, quindi è stato un regalo graditissimo. Poi corro, corro, corro. Madreperla viola. Sono fatti a fiorellini, poi questi fiorellini con il buchino, tondi, ovali. Perfetto, il viola mi piace un sacco. Poi ci sono queste perline. Ha scritto: tu saprai usarle meglio di me. Finalmente ho le bagel twist. Mi pare che si chiamino così. Ho visto un video dove mostrava una creazione Cristina. Ho detto: no, ma pure queste mi devo comprare. Cioè, ogni volta che vedo una cosa nuova non ce l'ho e quindi vado ad acquistarla. Per questo non le ho comprate, però finalmente me le date così riesco a fare quella creazione perché c'ho anche il giornale con tutto lo schema e tutto quanto. Queste invece sono le altre bagel. Quindi ti ringrazio, sono state graditissime. Non vedo l'ora di utilizzarle. Poi mi ha dato questa conteria. Io ho la conteria a differenza di altre persone e mi rivolgo ad Elisa, lei sa perché, che le buttano nell'immondizia. Io la conteria la utilizzo molto, non per fare il peyote perché ovviamente non è adatta, però per fare i fiorellini o per fare altri tipi di realizzazione la uso tantissimo. Non la compro perché secondo me la pago cara, la pago molto cara alla mia merceria, quindi se qualcuno di voi ha della conteria che non sa che farsene, a parte darla alle bambine per giocare, eventualmente contattatemi, sono disposta anche a prenderla. Poi, queste perle di agata sfaccettata, che sono bellissime, come vi dicevo io non ho delle perle che non siano tonde, quindi mi fa un sacco di piacere che tu me le abbia mandate. Poi ho questi dischi in madreperla, questi qua penso di incastonarli sicurissimo e questo lo utilizzerò in qualche collana. Poi mi ha mandato questo filo che è in ottone da 0,60 di diametro. Ora vedrò come utilizzarlo perché con il wire mi sono un pochino allontanata e anche con i fili dopo la chainmail un'esperienza bruttissima, li ho messi un pochino da parte, però ne li utilizzerò sicuramente. Poi mi ha mandato questo bellissimo fiore, io ci sono rimasta davvero a bocca aperta. È un fiore madreperle agata, cioè veramente stupendo, ragazze. Io non so che dire. Questo fiore è stupendo. La luce non lo fa vedere. Queste sono le pietre che sono state utilizzate. Io ho cercato anche di rifare qualcosa di simile, però devo dire la verità, non ci sono mai riuscita. Ho cercato anche di capire come è stato fatto, però vi giuro che non lo so, non so proprio come sia stato fatto. Poi ha due ganci per poterlo utilizzare nella collana. Mi
metterlo così. Ed è veramente, veramente bellissimo. Cioè, ti ringrazio. Ho sempre sognato un fiorellino di questo genere, non sono mai riuscita a farlo. Quindi, grazie mille. Poi mi ha mandato questi qua che sono dei capocorda. Io non li avevo così grandi, li avevo molto piccoli per le cobra, però questi sono un pochino più grandi e poi ci sono questi altri che invece sono, non so se li vedete, eccoli qua, con il tondino che si usano insomma per coprire il nodo, sono sempre di coprinodo. Poi mi ha mandato questa catenina che è con le palline, io non ce l'ho assolutamente, quindi mi fa molto piacere. Poi mi ha mandato questi chiodini a T, mi ha scritto chiodini a T e chiodini a 9, che sono dorati. Poi mi ha inviato una catenina cobra, eccola qui. Poi credo di aver finito con la parte, diciamo, di minuteria, vi mostro che cosa mi ha mandato di creazioni. Mi ha mandato questo bracciale, che è elastico, ed è molto carino. Poi nero è da mettere praticamente ovunque, però diciamo di queste cose semplici io ne ho pochissime e quindi molte volte quando esco dico ma che mi metto, ma che mi metto, non tengo mai niente, cioè sarà strano, però insomma il calzolaio è sempre con le scarpe rotte, quindi mi fa piacere perché poi le creazioni che mi regalate io le tengo esclusivamente per me, quindi sicuramente le indosso, le mie molte volte le faccio fuori. Poi mi ha inviato, ha detto il primo incastonato, perdonami imprecisioni. È stata carinissima perché quando ho visto questo mi sono quasi commossa. È stato il suo primo cabochon incastonato. Tra l'altro è un cabochon ovale che devo dire in tutta la mia onorata carriera, che è brevissima, ne ho fatto solamente uno perché non è semplice incastonare un cabochon ovale essendo il primo. Allora, il cabochon mi piace tantissimo, credo che sia fatto con il fimo, comunque è veramente bello, poi ha una lucidità che a me non escono così lucidi, io non lo so, perché questa è la parte retro, quindi è sicuramente fatto di fimo o pasta polimerica. Questa è la parte davanti lucidissima, cioè io le devo chiedere come è stato fatto, se l'ha fatto lei, eccetera. Poi è stato incastonato, addirittura ci ha messo questi sfaccettati, queste perle sfaccettate sul davanti per creare la decorazione e poi tutte le deliche alle rocaglie qui. Cioè, è stato carinissimo, io sono veramente molto affezionata, ti ringrazio per avermelo donato e cioè da questo si vede quanto sentimento ci sia stato in questo pacchetto e al di là del pacco panciuto, chissà quanta roba c'è, ci sono veramente dei sentimenti che mi hanno fatto pensare. Non lo so, non voglio essere retorica, comunque ti ringrazio. Poi mi ha inviato un paio di orecchini. Mia creazione per te, ha scritto, che sono questi. Sono bellissimi. Questi colori abbinati non li avevo mai visti insieme, non lo so se li riuscite a vedere. Ecco, ve li metto qua. Li vedete così? No, non vedete un ciufolino. Vabbè, li tengo qua. E questi colori, i colori insieme non li avevo mai visti, quindi stanno benissimo e mi piacciono tantissimo, quindi sono molto contenta. Li indosserò sicuramente perché gli orecchini sono la cosa che indosso di più, in assoluto. Quindi ti ringrazio molto. Poi mi ha inviato una collana. La collana è questa. Ha questo pendente a rosa. Eccolo qui. E poi ha tutte queste chips. Un attimo che disizoomo. Eccole qua. Poi ha tutte queste chips e questi componenti, queste stelline, queste perle che credo che siano delle agate. E queste qua, correggetemi se sbaglio, cloisonné o qualcosa del genere. Sono queste pietre. Eccole qui. Sono veramente bellissime. Le chips. E ne ho pochissime, quindi mi fa molto piacere avere una creazione fatta con questo tipo di perle. Queste sono le stelline che non ho mai comprato, ma non perché non mi piacciono, perché magari ultimamente mi sto dando di più al peyote, quindi su qualcosa devo pur risparmiare. E mi fa piacere appunto ricevere le creazioni delle altre o comunque vederle, apprezzarle, eccetera, perché
C'è sempre qualcosa di particolare rispetto a quelle che fai tu. Uno potrebbe dire, ah no, ma lei le fa, che cosa le devo regalare? Non è così. In realtà ognuno quando fa una cosa è diversa da tutte le altre, quindi sono contentissima veramente. Infine vi mostro questa perché è bellissima, ho imparato anche a utilizzare le Super Duo meglio di me, perché io sto facendo a botte con le Super Duo. Questo è un soft touch. Ha fatto questa decorazione a stella. Qua ci ha aggiunto questa piccola perlina e qui ci ha messo le Super Duo. Incastonatura è questa, fatta con le Delica e le rocaille, e il retro è veramente pulito. E questo è bellissimo. Ci metterò sicuramente un cappietto, insomma, per farlo a collana. Veramente bellissimi, i colori che ho utilizzato sono stupendi, quindi ti ringrazio. Io con il video dei pacchetti ho finito. Vi ringrazio tantissimo tutti voi per tutto quello che fate per me, insomma, perché mi date tantissime soddisfazioni e voglia di continuare a fare quello che per circa un anno sto facendo. Quindi mando veramente un bacio a tutti. Io ho il mio anello sbrilluccicoso. Mando un bacio a tutti quanti e ci vediamo ai prossimi video. Un bacio a tutti, ciao ciao!